Ragazze, ciao ragazzi, eccomi qua ritornata con un altro video. Come al solito avete visto dal titolo, sono tornata con il video sui miei regali per il mio onomastico. Lunedì 26 luglio era Sant'Anna, per chi non avesse visto il video precedente, che alla fine ho girato prima di girare questo, ho spiegato perché festeggio Sant'Anna. Vabbè, festeggio Sant'Anna perché dovevo chiamarmi Anna, per far contenta la nonna, perché la nonna si chiama Anna. Festeggio Sant'Anna da 32 anni ormai e sarà così a vita. E niente, vabbè, ho avuto i regalini. Vi faccio vedere i regali che ho avuto. Regali da mio padre, la famiglia di mio padre, mia cognata e mio amore. Però prima devo vedere anche un paio di scarpe, che ieri sono stata da mia suocera e mi ha regalato un paio di scarpe. Le scarpe sono della Nazareno Gabrielli, quindi sono scarpe buone buone. Sono delle scarpe, diciamo, non proprio giovanili, però le metterò lo stesso. E sono queste. Sono delle scarpe aperte, pantofole scarpe, che sono in nero con questi fiori tutti argento brillantinati. Sono 40, mi hanno leggermente grandi, però ci ho camminato, diciamo, non è che succede qualcosa, quindi le userò. Magari, che ne so, devo andare a fare un attimo la spesa, mi devo vestire di nero, non lo so. Comunque cercherò di sfruttarle perché comunque sono comode e sono buone. Quindi vabbè, questo non era per il mio onomastico, però comunque è un regalo, quindi l'ho inserito in questo video. Partiamo dai regali, appunto. Allora, mio padre, la moglie, le figlie. Allora, no, le figlie mi hanno fatto i confetti. Due confezioni di confetti che non ho preso, che devo fare i sacchettini per il matrimonio civile. Loro mi hanno fatto delle cose carine. Allora, mi hanno fatto due teli mare barra asciugamani. Infatti sono molto carine e molto utili da portare al mare in vacanza. Sono in due fantasie. Allora, uno è, allora, come vedete avanti, ecco qua, c'è l'icra, diciamo, il licra con tutti questi fenicotteri, enorme, non farò vederlo in tutta la vita, con questi fenicotteri e le bande azzurre e bianche. Poi del lato porta tutti questi pompon e vai a girare, c'è l'asciugamani in microfibra, quindi è perfetta da mettere appunto sul telo, sulla sdraio come telo, poi la vai a prendere tutto al contrario e ti asciughi, carina carina carina, molto molto bella, poi allegra, sfiziosa. Mamma mia, me l'aveva stirati, adesso li sto maltrattando un'altra volta, però vabbè, non fa niente. Mamma ha detto mamma che era complicato stirarli, quindi vabbè. Ok. E l'altro invece è in azzurro, che è per, ce l'ha regalato a me, ma alla fine ha detto uno è per te, uno per Angelo. E l'altro è azzurro, molto molto bello anche questo. Bianco e azzurro con le tartarughe. Non so se riuscite a vedere, con tutte queste tartarughe. E di lato invece qua porta le frange e dietro appunto stessa cosa di quello, il telo blu, quindi sarà molto comodo per quando andiamo al mare, anche a settembre quando andremo in vacanza. Ok, e poi l'ultima cosa che loro mi hanno regalato è questo copricostume barra vestitino, tutto così col rosso, il bianco, molto carino, in pizzo, c'ha le nappine, vedete, tutto rosso, bianco con i fiori. Qua c'è tutta questa decorazione, molto carino, mi alzo. Poi c'è la molla, poi scende giù e altro pizzo con le nappine. Lo porterò sicuramente anche in vacanza come copricostume. Molto bello, diciamo, molto nel mio stile. Ok, passiamo appunto ai regali, aspettate, per di mia cognata e mio futuro marito. Diciamo, quello del mio futuro marito è legato a quello che mi ha fatto Liliana. Liliana mi ha fatto una collanina e mio marito poi il giorno dopo, mi siamo andati insieme in pratica, mi ha regalato gli orecchini uguali, che alla fine questo completo che mi hanno fatto lo metterò a settembre per il matrimonio, con il vestitino che ho per il matrimonio, perché diciamo è molto indicato. Aspettate che ho aperto prima gli orecchini, vi faccio prima la collana di Liliana e poi gli orecchini, diciamo, uguali. Allora, ecco qua, me l'hanno preso ai maestri che si trova a Quarto, se siete interessati al centro commerciale Quarto Nuovo, della linea Samoa le perle, perché appunto sono perle, questa è la marca, e la collana è questa, di una finezza
non l'ho scelto io, però molto bella, eccola qua dentro, vedete? Che so che la metti a fuoco? Mettimela, eccola qua, vedete? E questo ciondolo, questa collana è composta da questo ciondolo con una perla che comincia piccolina bianca. Poi c'è una perla luccicosa al centro e poi ci sono altre due perle che vanno appunto in gradualità minima, più grande. Molto, molto carina. E gli orecchini sono appunto della stessa linea. Ce ne saranno vari tipi di orecchini, tra quelli con la perla più grande, quelli con la perla più piccola, quelli così, quelli grandi, ce ne sono tanti. Angelo mi ha preso i più belli, come al solito, lui è sempre esagerato. Mi ha preso questi. Oh, oddio, se si rompono mi viene una cosa. Allora, aspettate, sono staccati, eccoli qua. Mi ha preso questi, che sono, diciamo appunto, sono, richiamano quella collana. E metti a fuoco, vedete, allora parte da una piccola sempre. Poi c'è quella luccicosa al centro, un po' più grande, la perla un po' più grande e poi c'è proprio il perlone qua luccicoso. Sono molto molto belli, veramente bellissimi. Non avevo cose in perle, quindi sono contenta di averle. Sono molto fini, poi alla fine in realtà mi serviva anche qualcosa da mettere a settembre che non ce l'avevo. Pensate, ho visto un completo su Shein, un euro, vabbè, faceva schifo, invece no. Sono contenta che ho avuto questi, magari li metterò anche l'anno prossimo, che comunque le perle sono molto fini, molto eleganti. E niente ragazze, quindi questo è tutto, questo video è durato 7 minuti, però ho avuto pochi regali, però alla fine sono buoni, sono belli, sono accetti. E niente, come sempre alla fine del mio video vi invito a mettere un like se vi è piaciuto questo video, commentate, condividete. Sotto al box informazioni vi lascio la pagina Facebook e la pagina Instagram, attivate la campanella per non perdere mai più nessun mio video, iscrivetevi al mio canale se non sei ancora iscritto e iscritta. E niente, come al solito alla fine del video tanti tanti ma tanti 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 baci a tutti e niente, alla prossima, ciao.